molti di voi non mi conoscono, però io sono uno di quei giuristi affondati insieme a Roberto, il meetup di 2 anni fa. Questo ricordo in un bellissimo presepe. Noi abbiamo pensato in una grotta praticamente a Posillipo ed eravamo nascosti come dei carbonari. Veramente eravamo dei carbonari perché veniva solo gente che era, mi ricordo, molto incazzata. Oggi noi vediamo un'evoluzione del movimento e vediamo dei cittadini che invece si preparano, studiano, cercano di capire quali sono le problematiche ed è questa la nostra vera arma, cioè la conoscenza. Cioè noi dobbiamo continuare a impegnarci a studiare sempre di più perché ormai i meccanismi li abbiamo capiti e loro hanno capito che noi abbiamo capito. Quindi loro, e non diciamo chi sono, però ve la andate a cercare, faranno di tutto per cercare di tagliarci le gambe, di metterci in cattiva luce, di non farci capire come dobbiamo arrivare a raggiungere finalmente una società civile che dia a tutti le opportunità di cui abbiamo bisogno. E penso a quella bambina che sta lì, per esempio, no? Che lei dovrà un futuro, se noi non riusciremo a creare un vero cambiamento, avrà dei problemi. Ma già oggi i problemi per lei sono più alti di quelli che erano per noi quando eravamo alla sua età. Noi oggi ci troviamo di fronte a una grossa responsabilità e dobbiamo assumercene in pieno il peso. Io non auguro a nessuno di essere eletto, anche se lo desidero tantissimo, perché guardate che se andate a studiarvi e a vedere che cosa fa un parlamentare o un senatore, signori, sono veramente cavoli amari. Per non dire di peggio. Quindi quale sarà la nostra forza? E già in parecchi lo stanno dicendo, sarà proprio questo, cioè la capacità di riuscire a stare insieme e cercare di aiutare quanto più è possibile, come abbiamo fatto in tanti anni, abbiamo avuto modo di vedere io e Roberto, perché se siamo arrivati a questo è grazie non a Roberto, a me, a Ernesto, a Vega, a tutti quelli che stanno qui e che ci conoscono, ma al fatto che riusciamo a stare insieme e a uscire fuori da dentro una caverna in cui ci hanno ficcati.